Ancora ben ritrovati con Milano Pavia News, questa è l'edizione Pavia, andiamo a vedere i principali fatti di questa giornata. Controlli a tappeto in provincia sui lavori realizzati con il superbonus 110%, i carabinieri hanno controllato oltre 30 aziende scoprendo una sessantina di violazioni. La procura ha chiuso le indagini su Massimo Adriatici, l'ex assessore di Voghera che ha ucciso con un colpo di pistola Younes El Boussettaoui, confermata l'accusa di eccesso di legittima difesa. Sei consiglieri comunali di maggioranza hanno presentato un emendamento alla variazione di bilancio, l'obiettivo è ricavare un fondo per aiutare le famiglie in crisi per i rincari. Ancora manovre azzardate e traffico in tilt al ponte della Becca come segnalato dai comitati, intanto c'è attesa per la convocazione della conferenza dei servizi per il nuovo ponte. Ma fuori di aprire supermercati a Vigevano si è arrivati ad averne addirittura due nello stesso piazzale, in totale ora sono 20 in città tra i dubbi dei cittadini e i piccoli negozi che resistono. Lavoro extra per i carabinieri su tutta la provincia di Pavia con controlli a tappeto all'interno dei cantieri edili sul superbonus 110%, 30 le aziende controllate, oltre 60 le violazioni per multe da circa 200.000 euro nel servizio. Tutti i dettagli. Controlli a tappeto in provincia sui lavori realizzati con il superbonus 110%. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro hanno controllato oltre 30 aziende impegnate nei cantieri della provincia, tra esse una società con sede in Romania che operava con manodopera in nero e distacchi irregolari di lavoratori. In particolare sono oltre 60 le violazioni al testo unico della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro contestate ad imprenditori e tecnici per importi superiori a 210.000 euro, 14 le persone denunciate e 6 provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale per le gravi violazioni sulla sicurezza riscontrate e per l'impiego di lavoratori in nero, tra i quali persino uno sprovvisto di permesso di soggiorno. È stata richiesta infine la sospensione della concessione edilizia per un cantiere dove operava una società del tutto priva di DURC, il documento unico di regolarità contributiva. Le violazioni più ricorrenti, spiegano i carabinieri, hanno riguardato la mancata predisposizione del piano di sicurezza, l'esecuzione di lavori in quota senza utilizzo di dispositivi di protezione, l'omessa protezione delle aperture verso il vuoto, quindi con pericolo di caduta, e la mancanza di visite mediche e formazione adeguata per i lavoratori. Ancora la cronaca, perché la procura di Pavia ha chiuso le indagini su Massimo Adriatici, l'ex assessore alla sicurezza di Voghera, che ha ucciso con un colpo di pistola in piazza Menardi Younes El Boussettaoui. Sono state confermate le accuse, l'accusa di eccesso di legittima difesa. Niente cambio del capo d'imputazione per Massimo Adriatici, l'accusa rimane quella di eccesso colposo di legittima difesa. È quanto emerge con la chiusura delle indagini relative alla vicenda di Piazza Meardi del 20 luglio dello scorso anno, quando l'ex assessore alla sicurezza del comune di Voghera uccise con un colpo di pistola Younes El Boussettaoui, marocchino di 39 anni. La notifica dell'atto che prelude alla richiesta di processo per Adriatici è stata confermata dal suo difensore, Gabriele Pipicelli, che abbiamo sentito. Prendiamo atto con la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini come all'esito di un articolato e sereno lavoro svolto dalla procura, nonostante i tentativi di condizionamento con le farneticanti ipotesi privi di pregio giuridico sostenute da una parte della stampa, che la contestazione è fatta all'avvocato Adriatici è quella di un eccesso colposo di legittima difesa. Quindi valuteremo quali iniziative difensive intraprendere, ritenuto che il nostro assistito abbia agito in un contesto di piena legittima difesa. In ogni caso è chiaro, sin da ora, che in questa triste vicenda il ruolo dell'avvocato Adriatici è stato quello dell'aggredito che si è difeso. Di avviso opposto, come noto, i legali della famiglia della vittima, che al contrario hanno chiesto a più riprese di modificare il capo di imputazione da eccesso colposo di legittima difesa a omicidio volontario. Secondo questa tesi, Adriatici avrebbe sparato volontariamente al magrebino, per giunta con proiettili non regolari. Quel che si sa per certo ad oggi è che Younes El Boussettaoui, un soggetto squilibrato e già noto alle forze dell'ordine, quella sera d'estate fu ferito
ferito gravemente da un colpo esploso dall'avvocato ed allora assessore comunale. Sarebbe poi deceduto nella notte in ospedale. La mattina successiva la notizia aveva rapidamente fatto il giro d'Italia, suscitando un dibattito politico incandescente, mentre giornali e talk show etichettavano Voghera come una specie di nuova frontiera del Far West di provincia. Adriatici era stato arrestato e messo ai domiciliari, in seguito scarcerato a fine ottobre, trascorsi i 3 mesi dall'avvio delle indagini, per le quali a febbraio di quest'anno il GIP aveva concesso una proroga di 6 mesi che si è appunto appena conclusa. La politica adesso, perché ritorniamo sulle fibrillazioni all'interno della maggioranza di centrodestra a Pavia, sul tavolo la variazione di bilancio che andrà in discussione lunedì prossimo in consiglio comunale. Sono giorni di tensione, tensioni scatenate dalla presa di posizione della presidente della commissione bilancio Eugenia Marchetti, che ha rimarcato come all'interno del documento non siano previsti dei fondi per i rincari, per aiutare le famiglie pavesi. Ebbene, nelle ultime ore 6 consiglieri comunali di maggioranza hanno sottoscritto un emendamento per trasferire 150.000 euro previsti per le celebrazioni di Sant'Agostino proprio alla creazione di un fondo ad hoc. Sentiamo. Dopo le critiche da parte di alcuni colleghi di partito che hanno causato più di un malumore, a Pavia la giunta guidata dal sindaco Fracassi deve fare i conti con un'altra grana legata al bilancio. 6 consiglieri di maggioranza, Niutta, Marchetti, Fraschini, Rinaldi, Bianchini e Decembrino, hanno infatti presentato un emendamento che dovrà venire discusso nel consiglio comunale di lunedì sera. Nel documento si chiede di togliere il secondo finanziamento, quello da 150.000 euro, che la giunta aveva destinato alle celebrazioni per il 13° centenario della traslazione delle spoglie di Sant'Agostino, e di utilizzare quei soldi per creare un fondo a sostegno delle famiglie pavesi che dovranno fare i conti con il caro bollette. Se l'emendamento dovesse venir votato anche dai consiglieri di minoranza e venisse approvato, segnerebbe di fatto una sconfitta della giunta. Insomma, una parte della maggioranza continua a spingere per chiedere più coinvolgimento nelle scelte della squadra che governa la città. Il tema del caro energia e delle bollette, del resto, rimane assolutamente centrale nel dibattito politico, non solo a livello nazionale ma anche a livello locale. Per una parte della maggioranza, dunque, la variazione di bilancio dovrebbe tenere conto anche di questa emergenza. Da qui la richiesta di un fondo ad hoc per aiutare chi si troverà più in difficoltà con i rincari previsti nei prossimi mesi. Cosa succederà nel consiglio di lunedì sera è ancora presto per dirlo. Certo è che il sindaco Fracassi e la giunta rischiano di dover fare i conti anche con il fuoco amico. E prima di lunedì bisognerà vedere come ci si avvicinerà con incontri tra le parti, ma non è solo punto della discordia quello della variazione di bilancio. Anche l'opposizione incalza, ricorderete le polemiche sui lavori al ponte di via Ghisoni, e adesso l'attacco va Alice Moggi dell'opposizione, della lista civica Pavia Colori, che ha presentato un documento con diverse incongruenze. Sentiamo di cosa si tratta. Mentre l'amministrazione deve fare i conti con i malumori interni alla stessa maggioranza, nel capoluogo le opposizioni tornano a puntare il dito su uno dei temi caldi che ha caratterizzato il dibattito politico degli ultimi mesi. Il gruppo consiliare Pavia Colori ha inviato una lettera al sindaco e al segretario generale del comune per segnalare incongruenze su 11 adempimenti formali e tecnici relativi alla costruzione del ponte Ghisoni e alla riqualificazione di Piazzale San Giuseppe. Per la consigliera Alice Moggi i temi da chiarire sono diversi, dall'aumento dei costi in fase di lavori alla legittimità e validità del progetto approvato. È chiaro che nella pubblica amministrazione il rispetto delle norme, delle regole che peraltro vengono chieste ai cittadini non possa essere un optional, cioè noi non possiamo pensare che basti fare le cose senza rispettare le regole, le norme. Il comune deve fare tutto quanto gli viene richiesto rispettando le stesse norme che devono rispettare tutti gli altri cittadini. In questo caso, secondo noi, le violazioni, le possibili violazioni delle norme sono tante, e per questo appunto ho voluto responsabilizzare in qualche modo anche il sindaco e il segretario generale, che è poi il garante del rispetto delle norme, ad andare a verificare punto per punto quelle che per noi sono state addirittura 11 irregolarità rispetto, che partono dall'approvazione del progetto e arrivano appunto fino al mancato collaudo. Questo ovviamente ha come finalità quello di tutelare l'ente, e quindi credo che dovrebbe essere un obiettivo condiviso trasversalmente.
cioè tutti noi consiglieri comunali, tutti noi che facciamo parte dell'amministrazione dovremmo tutelare l'ente che rappresentiamo. Per la consigliera Moggi il tema centrale è quello della mancanza del certificato di collaudo del Ponte Ghisoni. Esiste un certificato di precollaudo che però, secondo il gruppo di opposizione, non sarebbe sufficiente a tutelare l'amministrazione in caso di incidenti. Ci chiediamo, prosegue Moggi, quale sia la validità tecnica e giuridica dell'atto in questione. Sicuramente la cosa più grave, a mio modo di vedere, è la mancanza del collaudo, nel senso che comunque il ponte è stato riaperto, io ho fatto una richiesta di accesso agli atti sulla documentazione relativa al collaudo e risulta un precollaudo che, per quello che mi riguarda, non è sufficiente per garantire che quell'opera sia effettivamente a tutti gli effetti un'opera finita così come deve essere finita. E questo espone chiaramente l'amministrazione comunale a possibili problematiche legate alle eventuali richieste di risarcimento da parte dei cittadini, e quindi io ritengo che sia un dovere che l'amministrazione si prenda carico e si assuma la responsabilità di questa cosa, perché nel momento in cui il comune dovesse rispondere a delle richieste di risarcimento danni, ad esempio, ovviamente lo farebbe con i soldi dei cittadini. A Vigevano ci sono più supermercati che clienti, che utenti. È uno dei commenti che abbiamo raccolto nelle scorse ore sul fiorire dei centri commerciali in città. Vediamo. Prima o poi doveva accadere. A furia di aprire supermercati, a Vigevano si è arrivati ad averne due nello stesso piazzale. Ho parcheggiato, adesso prendo il carrello e la cosa particolare è che c'è un solo piazzale, ma addirittura ho due supermercati tra cui scegliere, perché a Vigevano succede anche questo. In città ci sono attualmente 20 supermercati, altri due sono in costruzione. Tra le stesse persone che vanno a fare la spesa, questa proliferazione genera dubbi alimentati dall'ultima ulteriore apertura. Serviva un altro? Non credo. Onestamente non credo. Che non sono contenta, io ho già parlato col sindaco, gli avevo detto di aprire qualcosa per i ragazzi, perché Vigevano è morta purtroppo, mi dispiace dirlo ma è morta, quindi io sono dispiaciuta di questa cosa. Loro hanno pubblicizzato che ci hanno dato lavoro a 16 persone in più, però ci rendiamo conto che comunque altre persone hanno perso il lavoro. Non so se il discorso va alla pari. Mentre i supermercati continuano ad aprire, i piccoli negozi di alimentari sono diventati una rarità. Chi li gestisce si sente abbandonato dalle istituzioni. Non lo trovo giusto tutte queste aperture dei supermercati, e noi piccoli purtroppo siamo qua a contare la gente che ti entra in un giorno e rischiamo di chiudere tutti, anche perché abbiamo delle bollette della luce esagerate, tasse esagerate, e non vedo una cosa giusta che il nostro comune non faccia niente per tutto questo. Il piccolo è destinato a sparire, a chiudere, come tanti già stanno chiudendo. Tutti vogliono, tutta la gente, ad andare nel supermercato. Per me chiuderanno anche loro, però, con questa situazione che abbiamo, con il caro energie, è una situazione molto, molto brutta. Allora, di noi piccoli non interessa niente a nessuno. Ovviamente il comune ha convenienza aprire il supermercato perché si sa, fa la rotatoria, così. Noi piccolini ovviamente ne soffriamo sempre di più. Noi, nel nostro caso, facciamo gastronomia, quindi magari chi vuole la nostra pasta al forno magari viene da noi, ma comunque anche noi siamo penalizzati da tutti questi grossi centri che entrano. Le spese aumentano. Non siamo aiutati in niente. Non è naturale questa cosa in una cittadina piccola come Vigevano, ci sono più supermercati che gente che va a fare la spesa a momenti. Io penso che comunque sia una cosa che faranno guerra tra di loro. Io mi auguro che a noi non sia così devastante. Non lo so se sia tutta discrezionalità del comune concedere queste licenze o se siano cose che arrivano dalla regione, perché dipende dalla superficie dei punti vendita. Cos'è che vuole dentro? Noi siamo qui, cerchiamo di fare il nostro lavoro indipendentemente da quello che succede. Gli esercenti sono comunque combattivi e nonostante le difficoltà hanno ancora voglia di resistere, contrastando la concorrenza della grande distribuzione attraverso la qualità. Ormai quello che è che aprono supermercati non ci tocca più di tanto. Vado avanti per la mia strada. Io faccio delle cose che nei supermercati
fortunatamente non si trovano, perché è roba che faccio io, quindi se uno li vuole deve venire a prenderli qua. Io ho provato anche ad acquistare al supermercato anche gli stessi prodotti DOP regionali, quando fanno queste campagne, poi prodotti anche presso di Slow Food, ma non sono mai buoni come quelli che riusciamo a procurare noi. Voltiamo pagina, ancora manovre azzardate, traffico in tilt nei pressi del ponte della Becca. Non è la prima volta che lo raccontiamo, nel frattempo però c'è attesa per la convocazione della conferenza dei servizi per il nuovo ponte. Vediamo. Grossi camion che trovano il pilumat alzato e sono costretti ad azzardate e pericolose inversioni ad U in mezzo al traffico. È accaduto per ben 4 volte giovedì mattina nei pressi dell'accesso al ponte della Becca nel territorio di Mezzanino Po, in Oltre Po Pavese. I fatti sono stati denunciati e documentati da alcuni automobilisti e rilanciati sulla pagina Facebook L24 Osservatorio delle Strade della provincia di Pavia. Purtroppo, scrive il comitato per il ponte della Becca, abbiamo lottato per 5 anni con la precedente amministrazione provinciale senza ottenere una rotatoria di svincolo che eviterebbe, detto per inciso, situazioni simili che al contrario, almeno quando il pilomat funziona, accadono molto spesso. Lo stesso comitato nei giorni scorsi aveva depositato un esposto in tribunale in cui denunciava la scarsa sicurezza per gli utenti del viadotto e l'assenza di sensori in grado di prevedere eventuali e soprattutto nefasti cedimenti, resi meno improbabili dal continuo transito di mezzi pesanti quando le barriere non funzionano. E se il vecchio ponte è sempre alle prese con i soliti vecchi problemi, per quello nuovo l'iter molto lentamente prosegue. A fine settembre la provincia di Pavia aveva comunicato la convocazione entro 45 giorni della prima conferenza dei servizi, che sarà chiamata a vagliare lo studio di fattibilità, ma anche su questo punto, secondo i comitati e anche per alcuni consiglieri regionali, non c'è abbastanza chiarezza. Ho presentato un accesso agli atti alla Direzione Generale Infrastrutture di Regione Lombardia. È una richiesta e un'interrogazione con risposta scritta all'assessore Terzi, sempre di Regione Lombardia, per chiedere lo stato di fatto per la realizzazione del nuovo ponte della Becca e la sistemazione del ponte delle barche di Bereguardo. Due le risposte. Legate al ponte della Becca ci confermano che effettivamente la provincia ha depositato, ha consegnato il progetto preliminare, che saranno inseriti le risorse all'interno del cronoprogramma di ANAS nel 2021-2025, risorse che saranno necessarie per poter finanziare il progetto esecutivo, che è l'ultimo step prima di poter quindi effettivamente realizzare, cantierizzare il nuovo ponte. Per quanto riguarda il ponte delle barche, invece, la risposta, a mio avviso, non è soddisfacente, perché è la provincia stessa che si auspica per i primi mesi del 2023 di riuscire a mettere a bando diciamo così i cantieri per poter intervenire e sistemare questo ponte così importante dal punto di vista storico ma anche logistico per quel territorio. Ecco, allora bisogna assolutamente intervenire su queste due infrastrutture. Difficoltà anche nella zona di Zinasco per un incidente, 3 persone sono rimaste ferite dopo che l'auto sulla quale erano a bordo è finita fuori strada. Stiamo vedendo un'immagine in un campo al lato della carreggiata. È successo questa mattina attorno alle 6 lungo la provinciale che collega Sairano a Zinasco Vecchio. La persona alla guida della macchina ha perso il controllo, forse a causa della fitta nebbia, l'auto si è ribaltata al lato della strada, come appunto potete vedere dalla foto diffusa da L24, l'osservatorio strade di Pavia e provincia. I 3 occupanti sono 2 uomini di 60 e 62 anni e una donna di 62, sono stati trasportati al San Matteo in codice giallo. Alcune ore più tardi la strada è stata chiusa a lungo per consentire le operazioni di recupero del mezzo, creando lunghe code in entrambe le direzioni. Cambiamo argomento, a Pieve Porto Morone, dove il sindaco e la sua giunta sono stati oggetto di minacce per i lavori di riqualificazione di Piazza San Vittore. Sentiamo. Minacce e insulti scritti sull'asfalto e sui muri del paese. Succede a Pieve Porto Morone, dove il sindaco Virginio Anselmi e la giunta sono stati presi di mira a causa del progetto di riqualificazione di Piazza San Vittore, un progetto che prevede la modifica di un incrocio al centro del paese che dovrebbe diventare uno spazio verde a disposizione dei cittadini, spostando i parcheggi esistenti nelle vie limitrofe. Dopo le prime proteste e una raccolta firme che ha raccolto diverse adesioni, qualcuno si è spinto oltre. Sono comparse scritte con minacce di morte in via Marconi e lungo l'Argine in via Ponte
Monte Vecchio. Non mi faccio intimorire, ha commentato il sindaco Anselmi. Ho già sporto denuncia contro ignoti e vado avanti per la mia strada. Sì, ho arrivato ai carabinieri, ho fatto una denuncia contro ignoti perché naturalmente non so, e sta alle forze dell'ordine adesso visionare le telecamere che ci sono nei posti che portavano al posto dove hanno fatto le scritte, perché i codardi non sono venuti in paese a fare le scritte, le hanno fatte sull'argine del Po oppure le hanno fatte in posti dove non c'erano le telecamere. Dopo questo episodio qua mi sento un po', mi sento un po' avvilito, diciamo. Non mi aspettavo che a Pieve succedessero ancora quei fatti qua, dopo aver vissuto i fatti della metà di Colombo circa 20 anni fa, quando alcuni avventori di Pieve sono venuti in consiglio provinciale a insultarmi. Allora ero capogruppo in consiglio provinciale, e a sbeffeggiarmi pesantemente anche con sputi. Allora non ho fatto nulla perché il clima era più teso di oggi, diciamo. Certo. Se qualcuno vuol prendere queste, cioè vuol ritornare 20 anni fa, io ho più esperienze di 20 anni fa, non mi faccio certo sottomettere a queste persone qua, non ho nulla da nascondere, perciò i miei atti sono tutti trasparenti e fatti da tecnici esperti. Vedono loro, se non hanno altre motivazioni per iniziare la campagna elettorale, cioè se qualcuno vuole iniziare la campagna elettorale con la denigrazione, non è così che si fa politica. Temi decisamente più leggeri a Scilavegna, dove dopo circa 200 anni il campanile è vuoto a causa di alcuni lavori. Allora vediamo che cosa ne pensano i cittadini. Nelle cronache locali si sente spesso di cittadini che si lamentano con il parroco per il suono delle campane giudicate eccessivamente rumorose. L'ultimo caso è avvenuto a Cassonnovo, dove qualcuno ha addirittura scritto al sindaco chiedendo di intervenire. Succede però anche il contrario. In Lomellina c'è un paese in piena nostalgia da campane. A Scilavegna, per la prima volta da oltre 200 anni, il campanile è vuoto. Le campane sono state portate a restaurare e torneranno soltanto fra un mese. È ormai da qualche tempo che hanno tolto le grandi campane del campanile della chiesa parrocchiale di Scilavegna perché devono subire lavori di restauro. Manca un riferimento al paese, i cittadini lo sentono, dovranno aspettare ancora un po' per tornare a sentire il suono. Bisogna dargli il tempo di aggiustarle. Facevano da un punto di riferimento? Quello sì, io abito proprio lì sotto, le sento e mi mancano. Specialmente quando suonavano la domenica e anche il mezzogiorno. Per me è una cosa di routine, cioè che manca veramente qualcosa. A me non mancano, poi non so, a qualcun altro magari mancano, io sono contento così, cioè non ci sono problemi, se stanno zitti lo preferisco. Ma insomma siamo rimasti un po' male, però adesso vediamo, dice che è ancora una ventina di giorni perché le campane ci mancano, sai, è una cosa molto, molto esemplare, molto piacevole, però non sentirle al mattino insomma ci mancano. Beh sì, perché davano tante cose, tante, ci dicevano chi veniva a mancare, chi, cioè gli eventi belli, gli eventi brutti. Sì, sì, le vere, perché quando muore qualcuno noi segniamo con la campana. Nessuno sa, e nessuno sa perché non suonano più, e allora assumono chi è morto. Ma mancano sì, ci mancano le campane, perché non sappiamo più niente, se c'è il funerale, se non c'è il funerale. Se c'è quello che guardo sempre capire. Sì. Anche lei manca. Manca sì, sentire anche l'orario. No, noi dire la verità sentiamo la campana, quella finta, ma non è che ci importi più di tanto. Vi mancano queste campane? Abbastanza, però diciamo che arrivano, dai, si voleva questo lavoro, dunque portiamo pazienza. Speriamo che li mettano il più presto possibile, perché noi senza le campane ci sentiamo un po'. Ma io ho quella di là che mi suona ogni tanto, perciò sono a posto. Quella di Santa Maria. Campana di riserva le sfrutta. Anche. Le campane è il simbolo di tutti i paesi, sì. Però giustamente quando in un paese mancano si sente. Di vivaci abbiamo quello, quindi quando suonano.
A Vigevano adesso per la mostra realizzata dagli ospiti della comunità Villarondo, vediamo. Il dentro delle cose è il titolo della mostra allestita a Vigevano con le opere degli ospiti della comunità dedicata alle persone con disagi psichici Villarondo della Fondazione Maddalena Grassi. Un percorso di riflessione partendo dal disegno di vegetali tagliati a metà come metafora del guardare dentro l'anima delle persone e delle cose. Un laboratorio curato dall'artista Melita Briguglio. Dipingevano dal vero. Diciamo l'esortazione ad arricchire la propria anima da tanti punti di vista. E a ripensare al dentro, non solo alla facciata. Tra le opere dell'installazione allestita nella strada sotterranea del castello di Vigevano anche un gigantesco uovo formato da mele, un segnale per suggerire che l'interno delle cose può anche essere parecchio diverso da ciò che ci si potrebbe aspettare. Il dentro di un'esposizione e il dentro dei frutti. E il dentro, un altro significato, è in quanto anima. A riconsiderare l'anima, ad avere cura della propria anima. Questa era anche la nostra ultima notizia. Io vi ricordo come sempre gli appuntamenti della prima serata, a cominciare da Politica alla Parola con il direttore Stefano Calvi e a seguire qui Regione con tutte le informazioni da Regione Lombardia.